Buongiorno, buonasera a seconda. Ragazzi, sono contentissimo di poter fare questa video intervista. Riporcheremo un po' la storia di Citizen da quando nasce fino ai giorni nostri. Questo lo faremo grazie a un personaggio conosciuto, è stato anche sul mio canale, si chiama Gil, è un amico anche. Ciao. Io lo reputo il più grande conoscitore esperto di Citizen in Italia, penso di poter dire anche il più grande collezionista di Citizen in Italia. Ha una collezione stupenda, meravigliosa e numerosa, e per quanto mi riguarda è un riferimento assoluto. Quando ho un qualsiasi dubbio su Citizen eccetera, alzo il telefono e chiedo a Gil. Ho questa fortuna, questo link diretto, e so che altri youtuber si rivolgono a Gil anche, insomma, sì, qualcun altro lo fa, e anche tendenzialmente gli end user, quindi quelli che sono gli utilizzatori finali che lo seguono. Ragazzi, il suo canale Instagram ve lo metto qua in descrizione, e chiedono a lui, insomma, info, aiuti, riparazioni eccetera, risoluzione eccetera. Dei problemi, specialmente i radiocontrollati. Posso assicurarvi che Gil è una bibbia vivente per quanto riguarda Citizen. La prima domanda è: Gil, come e perché ti sei innamorato degli orologi, ma come dire, soprattutto Citizen o solo Citizen? Allora, innanzitutto ciao a tutti. Niente, mi sono innamorato di Citizen partendo da piccolo, da bambino. Perché Citizen era semplicemente perché davanti alle scuole medie c'era questa gioielleria, tanti anni fa, sì, c'era questa gioielleria dove da bambino, ecco, uscendo da scuola perdevo il mio tempo davanti a queste vetrine, e lì è iniziata la passione per gli orologi, perché comunque mi faceva piacere ammirarli. E poi perché un mio carissimo amico, un po' più grande di me, al polso aveva questo Citizen Windsurfing, che è un digitale, questo qua, se vogliamo farlo vedere velocemente, questo. Questo mio amico aveva al polso questo orologio, e niente, mi sono innamorato, da lì è partito l'amore per questo orologio e per il marchio. Diciamo. Quindi questo orologio nello specifico è quello che ha fatto iniziare il tutto per sé. Sì, questo è in particolar modo, questo qua lo vedi tutto rovinato, tutto scannato, perché è quello che uso. È un Citizen che io ho trovato usato, non funzionava, e con vari pezzi di ricambio ho fatto un Frankenstein e siamo riusciti a... Quindi sei particolarmente affezionato comunque a questa referenza. Sì, quello lì è stato, diciamo, l'inizio di tutto. Di un po' tutto. Di tutto. Sì. Invece Citizen come inizia? Citizen inizia, la loro storia è già stata detta. È raccontata, ma velocemente, noi la raccontiamo velocemente. Poi faremo vedere un sacco di orologi che lui gentilmente ha portato per poterveli... Citizen nasce nel 1918, inizialmente dal 18 al 24 praticamente non fanno orologi, e solo, penso, a livello progettistico progettano... cercano di fare orologi. Nel 24 escono con un orologio, il primo loro orologio, che era un orologio da taschino, oltretutto di dimensioni ridotte rispetto ai taschini che conosciamo, era molto piccolino. E fatto questo orologio lo donano al sindaco di Tokyo, e da lì praticamente lui decide, lo soprannomina Citizen, orologio del popolo, e da lì... Qui, nasce. Qui mi fermo un attimo perché è doverosa questa cosa. Citizen in italiano, Citizen per tutto il mondo. A volte io ho sentito qualcuno nei commenti che insegna agli altri come si dice. In realtà bisognerebbe pronunciarla alla giapponese, che mi sembra che sia Citizen, ma che io non conosco, neanche io. Ma chiedo aiuto a Stefano Cecchini, se guarderà il video, che so che ha la moglie. Ciao, Stefano. Che ha la moglie giapponese, e quindi eventualmente che lui chieda alla moglie come in Giappone pronunciano effettivamente questo brand, perché sarebbe interessante, no? Perché sì, quando uno dice Citizen e viene ripreso da un altro che dice no, è Citizen, ma insomma, vabbè, comunque. Secondo me si può pronunciare in ambedue
situazioni. A questo punto, sì. Quindi direi anche Citizen. Ok. E, niente, quindi nel 24 escono con questo orologio, lo donano a questo sindaco, dove viene soprannominato orologio del popolo, Citizen, cittadino. Lì prende il nome. E da lì inizia questo nome. Tanto è vero che io, se ben ti ricordi un po' di tempo fa, avevo trovato uno dei primi modelli a cipolla, che poi non ho acquistato perché c'erano delle incongruenze, però era effettivamente un orologio di quel periodo lì, il movimento era il suo. Perché ti dico che era il suo? Perché inizialmente in quegli orologi da tasca, sul movimento c'era la scritta sia Citizen e sia Shokosha, che era il vero nome inizialmente di questo brand, fra virgolette, laboratorio di orologi, perché inizialmente era, si può dire, un laboratorio di orologi, era un micro brand. Certo. E quindi fa ridere pensare oggi che sia stato un micro brand, sì, ma giustamente era un micro brand. Quindi su quel movimento lì, su quell'orologio che io avevo trovato, c'era proprio marchiato sia la scritta Citizen che la scritta Shokosha, che era la vecchia denominazione del brand. Ecco. Questo è il primo orologio, però il primo orologio da polso nasce più avanti, qualche anno dopo. Nel 31 esce il primo orologio da polso Citizen. Orologi, fra virgolette, di stile Art Deco. Ok. Detta in maniera più semplice, è l'orologio della nonna, tipo questo. Questo qua, che sembra il classico orologio davvero della nonna, però lui è un modello del 34, quindi 3 anni dopo la nascita degli orologi da polso da parte di Citizen. E come vedete, orologi piccoli. Orologio molto... Sì, attualmente sarebbe un orologio da donna. Donna, chiaramente. Tecnicamente. In quel periodo lì erano orologi... Era la novità dell'orologio da polso. Il bracciale in questo caso è un bracciale, mi spiegavi che... Sì, quello è un bracciale stile anni 30, questa maglia elastica. Elastica, esatto, particolarissima. Sì, non è... Allora, non... Non è il suo però. Non lo so, non penso, anche perché in quel periodo lì la maggior parte degli orologi, per quanto riguarda Citizen, sia su cataloghi, che su libri di storia, per quelli che si possono vedere su libri di storia dove si possono vedere Citizen, sono tutti mostrati comunque senza solo la cassa, cioè senza, né cinturini né bracciali. Venivano venduti solo cassa? Non lo so. Secondo me la maggior parte erano tutti massimo a cinturino. A cinturino, attenzione. Poi ne hai portato un altro sempre degli anni, sì, 30, che ha delle particolarità. Qua, però sì, andiamo al 38, quindi il Giappone si stava preparando al periodo bellico. Stupendo, tra l'altro, questo orologio. Sì. E esce con questo modello, sempre a polso, sempre piccolino, quadrante tipico militare, perché si preparava al periodo bellico. Questo ha una particolarità perché è un orologio innanzitutto molto raro, ha la particolarità che le classiche scritte sotto ore 6, dove di solito ci sono... Aspettate che devo fare una scenetta, mi devo mettere... Orologi della nonna, occhiali della nonna. Gli occhiali della mamma che mi hanno... ho scoperto che grazie, sì, a questi... Praticamente qua sotto ore 6... dove di solito ci sono segnati il Made in Japan scritto in caratteri fra virgolette inglesi, qua sono andati a cambiare le scritte, le hanno messe sono state messe in caratteri giapponesi, appunto perché il Giappone in quel periodo lì imponeva, dove c'era la scritta in qualsiasi oggetto proveniente dal Giappone, dove si andava a scrivere Made in Japan, doveva essere segnato con i caratteri giapponesi. Sì, okay. Esatto. Citizen dal 38 al 48, per questa decade, ha usato quei caratteri. Cioè, quindi se noi, un appassionato, una qualsiasi persona, si ritrova un Citizen che sotto ore 6... le classiche diciture del movimento, del Made in Japan e tutto quanto, è scritto in caratteri giapponesi. 38-48.
Sì, sa che sì, va a collocarsi in quella fascia di anni lì. Di anni lì. Sì. E poi di questo orologio qua si conosce poco, nel senso, tanti mi chiedono: è un orologio assegnato? Gli assegnavano? Non lo so perché la storia bellica giapponese si conosce pochissimo. Okay. Ci sono pochissime informazioni. Quindi, sono 80 anni di storia retro. È passato un po' di tempo, quindi si hanno dei dubbi, ecco, in merito a questa. Sì, si conosce poco. Io, esempio, su questo orologio mi sono confrontato anche con Manuel Maggioli. Ciao Manuel. Ciao caro. Mi sono confrontato anche con lui perché Seiko, esempio, ha fatto gli stessi quadranti, sono molto simili, parliamo di orologi molto simili. Seiko in alcuni orologi li segnava con una stella rossa. Okay. E con lui mi ero confrontato a chiedergli innanzitutto se anche nei Seiko i caratteri passavano da giapponesi come fossero. E anche lui giustamente mi dice: è un mondo ancora molto sconosciuto. Da esplorare. Sì, da esplorare. Sono tutti punti di domanda, però è un pezzo che merita la collezione. Bellissimo. Tra l'altro, anni 40 hai portato un orologio post bellico, se non erro. Questo, sì. Quest'altro è un post bellico, quindi dopo il 48, perché qua ritorna la scritta Japan. Quindi sappiamo che tra il 48 e il 50 questo orologio. Sì. La novità qual era? Si sono innovati un po' di più. Praticamente hanno spostato la secondiera. Okay. Da ore 6 hanno messo la lancetta al centro. Certo. Tanto che venivano chiamati Center Second. Quindi la serie Center Second, la prima serie era proprio questa con. E sì, nota anche un, come dire, le dimensioni tendono già, sì, ad aumentare rispetto, sì, al, questi sono orologi, al ventennio precedente. Cioè, questo è un orologio tipico militare, sì, esempio, ma rimane di forma un orologio da donna. ok. Lì hanno già pensato di aumentare un po' più il diametro cassa, diventa già più un orologio per noi adesso nel 2023 portabile, ecco. Sì, quasi queste dimensioni oggi, bah, secondo me è ancora un po' da donna, Sì, questa sì, sì. dimensione. Leggermente più grande può essere un unisex, ma così ancora per come concepisco io Sì. l'orologio. Io un'altra cosa, apro una parentesi come fai te di Ne solito. apro migliaia, io Il non chiudo collezionista, mai. nel mio caso, io metto qualsiasi cosa, cioè Certo. non guardo né bello né Grande, piccolo. brutto, né grande né piccolo. Basta che sia Citizen, nel tuo Sì, caso, nel mio caso sì. fondamentale. Però esempio, sono orologi che ogni tanto faccio girare, magari per una giornata li metto in Certo, borsa certo, certo, certo. e non me ne frega niente se sono piccoli, Tu metti grossi, anche questi orologi baffi. di Sì. 50, 60, 70 anni Sì, fa, sì, li indossi? sì. Questa è una cosa buona. No, Li fai no, non tutti i vivere. giorni, ma No, sì. beh, ci sta. Un Penso giro che ogni ci siano tanto. molti che magari li tengono lì come se fossero reliquie. Ma no, io li metto, li indosso e. Come giusto che sia, alla fine devono vivere, sono orologi, insomma, Certo. devono continuare a essere visti anche dalle altre Certo, persone. però non mi pongo Ti di poni sicuro il problemi. problema piccolo, grosso, anche perché, sinceramente, parliamoci chiaro, tu hai mai trovato uno che ti dica o che ti venga a dire come ti sta male quell'orologio addosso? Okay? Io No, ma lì subentra neanche. un gusto personale quando si No. guarda il posto. Però anch'io sono così, sono molto open Io mind, nel no, senso. io. No, sono open mind, sono come te. Un orologio può essere piccolo, Ah, ok. grande, non è un problema. Mi deve piacere al polso e deve essere comodo. Ecco, comodo, perché sennò è un problema. Io. Però in generale non ho questo problema. Aspetta, Gil, bicchiere di vino? Michele È Vino. sabato mattina, ragazzi. Sabato mattina, oramai cos'è? Mezzogiorno più o meno? Sì, Passato? Sì. Vabbè, passato. bicchiere di vino ce lo Michele beviamo, dai. Vino. Dai, ok. Il mio secondo canale YouTube in cantiere da tempo, finalmente mi sono deciso, l'ho chiamato Passo Pordoi, evocativo, si parla di
ciclismo, ragazzi, sono un grande appassionato e tutti coloro che come me sono appassionati possono iscriversi. Chiaramente vi metto il link diretto in descrizione, qua sopra, in fondo, insomma ovunque. Al momento è assolutamente privo di contenuti, il primo sarà caricato post Strade Bianche, quindi il 4 marzo. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi e mettete campanella in modo tale che possiate essere avvertiti al primo caricamento del video. Ragazzi, riprendiamo. Un bicchierino di vino, Gil. Vinello. Vinello. Ce lo facciamo, tra l'altro, un ottimo vinello, ragazzi. Faccio un po' di pubblicità. È un Grignolino d'Asti Le Serre 2021. Top, buonissimo. Ma prima di iniziare, volevo solo dire una cosa. Io ho accettato la tua intervista semplicemente perché... Perché... No, a parte il vino. A parte il vino. Perché devi tornare a fare i forum della domenica. Ah, sì, okay. So che li apprezzi particolarmente. Io li apprezzavo, ho visto che tanta gente li apprezzava, sì. Quindi è un invito, invitiamolo a riproporre come si chiamava? Il punto della domenica, okay. Cosa del genere, sì, non lo sto più facendo perché è un lavoro, io non ho tantissimo tempo e quindi è un po' complicato, mi sono sempre ripromesso di riprenderlo, per ora. Però iniziamo con questa spinta, sì. Dai. Vedremo. Ok. Torniamo a Citizen. Sì, Citizen. Anni 50. Anni 50, c'è l'introduzione del Parashock. Siamo a metà anni 50, questo è un Parashock del 56, una serie Master. Tra l'altro, ragazzi, è bellissimo questo orologio, bellissimo. Sì, a parte vabbè, il quadrante un po' virato, ma molto, è tenuto ancora abbastanza bene, in buone condizioni, direi. Sì, quadrante, però il resto... Sì, questo, come vedi sul retro, è segnato ancora come center second, tornando alla serie precedente, perché appunto era una novità anche a metà anni 50 per Citizen. Era una novità la sfera dei secondi al centro. Questo è uno di quei famosi orologi, adesso non so dirti se proprio questa versione, questo modello era quello che hanno utilizzato per fare quella manifestazione dove li gettavano dall'elicottero. Ah, dall'elicottero, sì, assolutamente. Esatto. Che poi questo Parashock è niente meno che l'Inca Block per gli altri orologi. Per gli svizzeri. Chiamiamola così. Corona, mi dicevi che questo tipo di... Non è questo. Quello è dopo. Quello è dopo. È l'annata successiva. Ah, okay. Ah, no, è sul, sì. sul parawater. Perfetto. Sbagliato io, ragazzi, scusate. Vabbè, questo pezzo è fantastico. Sì, metà degli anni 50, praticamente l'innovazione da parte di Citizen, appunto, è stata il Parashock. Il Parashock. L'Inca Block. Successivamente, 59. Ok. C'è la corsa da parte del Giappone al Sub. Okay. Seiko in precedenza aveva già prodotto un water resistant, chiamiamolo così. Citizen nel 59 esce con il Parawater, il primo Parawater, che era un carica manuale serie deluxe. E qua io ti ho portato, invece saltiamo decade, andiamo negli anni 60, un 63. È un Homer Date Parawater. Questo modello a me piace tantissimo perché è uno dei pochi, ce ne sono proprio pochi Parawater con trizio su sfere, mi dicevi, sì. E sui dot interni degli indici. Oltretutto questo è anche un Date, quindi sono già più rarini, tra virgolette, da trovare. E invece qua ci sta il discorso della corona. Esatto, sì, il discorso della corona. Questa è la corona del Parawater, cioè ogni Parawater, poi i Parawater ce n'è tantissimi, sì. C'è la serie Homer come questo, c'è la serie Rocky, c'è la serie Deluxe, okay. Ma tutti hanno la stessa identica corona, quindi questa corona identifica la serie Parawater. Quindi se trovo un Parawater con una corona diversa significa che la corona non è la sua, o se trovo un orologio che non ha... Allora, se non ha la corona fatta in questa maniera bombata, che
poi faremo vedere meglio. Sì. Se non ha questa corona bombata, vuol dire che magari è più avanti negli anni, nel senso, magari è già un anni 70, un parawater, perché se in alcuni anni 70 segnavano già parawater, o magari a fine anni 60 segnavano parawater, ma le corone avevano sempre la novità dell'O-ring, ma fatte in maniera diversa. Okay, però okay. Il parawater vero e proprio da classificare come primi parawater hanno quella corona lì. Perfetto. Sì, esatto, la si nota perché è più bombata, più spessa, più larga. Perdonami, abbiamo detto questo anni? Questo è del 63. 63. È un carica manuale. 63. Questo è ancora un carica manuale. Ok. Già in quegli anni lì c'erano i carica automatica, che oltretutto ne ho uno che non sono riuscito a recuperare. Certo. Ed erano già quelli con movimento jet. Jet era perché il rotore di carica, anziché essere normale come quelli che sono moderni, era un rotondo praticamente, io lo chiamo a cremagliera, era praticamente un cerchio rotondo e andava a agire con questi ingranaggi in un pignone interno al movimento. Ok. Quindi questo anni. Sì, siamo 60. A 60. Poi anni 60, tu hai ancora qualcosa da farmi vedere? Citizen ha qualcosa da raccontare? No, anni 60 di per sé non capita più niente. Per far capitare qualcosa dobbiamo entrare negli anni 70. Che c'è tanto da dire, mi dicevi. Sì, gli anni 70 sono abbastanza... Tra l'altro, ragazzi, noi stiamo guardando qua, perché adesso magari non lo vedete nelle immagini, ma abbiamo una saccata di orologi disposti sul tavolo, quindi puntiamo i nostri occhi verso questi, sì, verso sì, questi orologi. Perché magari, logicamente, perché guardano sempre lì, c'è un motivo. C'è un bel po'. Anni 70. Allora, anni 70... devo staccare un attimo perché anni 70 ce li ho lì, i primi. Anni 70. Sì, anni... Cosa hai portato? Allora, anni 70 io metterei un punto su i Cosmotron. I Cosmotron, questo è un modello del 71, oltretutto è un modello quasi, quasi NOS. Perfetto. Questo è un X8 Cosmotron con movimento elettromeccanico, quindi... C'è questa sorta di cambiamento, Seiko era già uscita con gli orologi al quarzo. Lui è praticamente un elettromeccanico, internamente ha ancora presente un bilanciere e questo bilanciere viene mosso da dei magneti che funzionano con una pila elettrica praticamente. 28.800 alternanze. Ragazzi, è in una condizione incredibile questo orologio. Sì, oltretutto il bracciale originale che è irreperibile, ma una roba bellissima. Sì, complimenti. Anni successivi, passiamo quasi alla metà degli anni 70, sempre Cosmotron, sempre un elettromeccanico, però questo ha la particolarità che era un 36.000 alternanze. Difatti questo orologio qui, la cosa che a me appassiona più di tutte è metterlo all'orecchio, sentire un cuore con la tachicardia, perché gira sì, forte. Bella tachicardia questa. Sì, sì, gira forte. Questo ha la particolarità che praticamente ha un cambio data e si riesce a fare solamente se solo da un tasto, ok, messo in questa maniera lui cambia il giorno della settimana. Ok. Messo in quest'altra, praticamente cambia il giorno del mese. Ma solo schiacciando un tasto. Ed è... Cioè, utilizzano solo il tasto in base a come è girato l'orologio, sì, cambiano... Sì, bellissimo. Ma io questa cosa non la sapevo, te lo giuro. Sì, questo movimento qua che è il 70... Vuoi gli occhiali 6, di mia madre? 06, sì. Anch'io ti servono, guarda che anche per me passano gli anni, Questo dovrebbe essere un 7806, ha quella particolarità lì, correggimi se sbaglio, te che hai messo cavolo, il binocolo. 7806, sì, confermo. E ha quel cambio data rapido lì, che secondo me è una cosa bellissima, una cosa top, affascinante, diciamo. Ma ecco, tra l'altro volevo interrompere, sì, mi piace inserire un altro discorso. Sono orologi, questi che mi stai facendo vedere,
che tendenzialmente si trovano? C'è qualcosa di introvabile, tipo questo orologio che mi hai appena presentato, si trova? Si trovano, sì. In condizioni, poi non sappiamo in quali condizioni si trovano, però... Si trovano, sì. Il problema è... Allora... Cioè, perché ti faccio questa domanda perché magari c'è qualcuno che dice quell'orologio è bellissimo, lo voglio. Lo vuole, ok. No, allora, il problema di questi orologi qua è trovarsi, si trovano. Si trovano anche in condizioni come questo, con Zenos. La maggior parte... Allora, qua parliamo già di orologi che erano già presenti nel mercato italiano per quegli anni lì. Quindi Cosmotron, c'era già una mezza fetta di mercato anche in Italia. Il problema del Cosmotron attuale è che chi te lo mette a posto se ha dei problemi? Ok, chiaro. Ok. Esempio, io col mio orologiaio tanti siamo riusciti a sistemarli. Cioè, vogliamo salutarlo? Sì, ciao Albi. Ciao Albi. Ciao. Ciao. Devo dire anche che se la collezione che vedete è mezza e parte anche di Alberto, perché se non avessi Alberto dietro non ce ne sarebbe, sarebbe un problema. Sì, esatto. E, no, però qua attualmente per farli funzionare bisogna fargli delle modifiche, perché bisogna adattargli le nuove batterie al litio, perché questi nascono con le batterie al mercurio, quindi bisogna fargli una modifica sul polo negativo e fare in modo che funzionino con le pile. E sono cose attuali. Che fate voi, cioè tu... Facciamo, sì, Alberto è capace a farla, la si fa... Il problema è sempre recuperare i pezzi, perché... Sì, perché sono orologi di una certa, quindi non è che li trovi... Però si può fare, è tutto risolvibile, per il momento. Per il momento. Tra 10 anni non te lo so dire. Sì, è chiaro che fin quando trovi i pezzi e poi dopo un problema. Serie Cosmotron, io gli unici orologi che non ho in collezione... sono gli iSonic, parliamo di diapason, quindi Citizen al diapason, si chiamano iSonic. Non li ho perché io e tutti i miei orologi presenti qua a casa, ovunque, sono tutti praticamente con movimento in house, sono tutti movimenti Citizen, sono tutti praticamente fatti da Citizen. Gli iSonic non li ho mai presi, semplicemente perché il diapason degli iSonic è su licenza Bulova. Ok. Ok, quindi la cosa non mi ha mai appassionato. Io sai che sono il collezionista puro. E quindi quella cosa lì non mi ha mai appassionato. Ho avuto modo di... Beh, tra l'altro non so se ti ho fatto questa domanda, forse te l'ho fatta prima quando... Ragazzi, un aneddoto... abbiamo girato una prima parte, il secondo video che poi andate, chiaramente io sono un incapace a utilizzare la videocamera, quindi vabbè, lasciamo stare. Prima gliel'avevo fatta, questa volta no, la domanda: tu hai qualcos'altro che non sia Citizen? Sì, poco, sì. Però pochissimo, ho qualche Casio, sì, ma non niente di più, perché lui è un grande appassionato di orologi, ma è soprattutto una Bibbia Citizen, quindi tutto quello che non è Citizen lo apprezzo. Mi dicevi per esempio che magari mi piace, vorresti comprare un Seiko, poi ti rendi conto che quella cifra poi ti manca, quel Citizen e compri. Sì, esatto. Cioè, faccio fatica a usare i budget, chiamiamoli così, per un'altra marca, ma giustamente, giustissimo, ci sta. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, giustamente. Quindi Cosmotron, iSonic, che non ho da farti vedere, ma perché proprio non li ho per in collezione, li pecco per quel motivo lì, perché ho avuto un GX, un Cosmotron GX. Oltretutto il Cosmotron GX aveva la particolarità di un solo diapason, perché solitamente sono due, quello ne aveva uno solo, e anche quello era una licenza Bulova, era un non funzionante, l'ho rivenduto perché tanto non me ne facevo niente, cioè, non mi appassiona quello. Anni 70, quindi usciamo dalla metà del 75 con i Cosmotron, entriamo in quella che attualmente penso la maggior ragione di vita di Citizen. Certo, assolutamente. Quindi il nonno, il padre, chiamalo. No, il nonno, gli anni sono tanti. Dell'Eco Drive, quindi. Ah, ragazzi, che roba. Passiamo alla fase quarzo.
Questo è il primo Eco Drive, è il primo orologio solare, penso al mondo anche, non, perché fino al 76 non penso che qualcun altro avesse fatto non orologi non solari. Questo è il primo, è il Crystron Solar Cell. Che è stupendo anche questa, anche questo è una situazione, c'è cioè una condizione perfetta. Sì, quello è un semi-NOS, l'ho comprato in Giappone. È un semi-NOS, l'unica pecca che ha questo modello, il mio qui, è che se guardi il vetro è ancora un plexi. Ok. E si è, come dire, non scheggiato, si è crepacchiato, se lo guardi da sopra è crepacchiato. Sai che ci vedo poco, dovrei rimettere. Però ho preferito tenerlo così, perché è il suo originale. E questo qua è un pezzo di storia, questo orologio. Sì, quello è il nonno di tutti gli Eco Drive moderni. Funzionante, tutto bellissimo. Anche questo si trova? Quello si trova, sì, non saprei dirti le condizioni simili a questo. Cosa può costare uno che lo vuole comprare? Dipende. Comunque non posso darti una cifra, cioè, un range. Migliaia di euro, non lo so. Se mi dicessero che quel modello lì me lo dovessero vendermelo a intorno ai 600 euro, lo comprerei subito. Ok. Quindi è un po' chiaro anche. Funzionante, no? Certo. E tutto quanto. Bellissimo. Poi ripeto, io che colleziono solo quello, un'altra persona a 600 euro giustamente li spende per comprarsi, non lo so. Che poi, ragazzi, lui ha, Gil, ha una in testa assolutamente il valore di ogni referenza, cioè quanto potrebbe valere realmente. Io sono andato con lui nei mercatini, dove eravamo andati? A Borgodale. Borgodale. E ha fatto degli affari in un'ora che siamo stati lì, clamorosi. Vabbè, andiamo oltre. Quindi, 76, negli anni, finire degli anni 70, da metà sempre anni 70 a finire anni 70, nasce l'LCD. Quindi anche Citizen esce con i loro orologi LCD. E questo lo facciamo vedere proprio all'interno della sua confezione. Sì, perché questo è un NOS. Ho voluto portarti da vedere e da far vedere il Citizen calcolatrice, detto calculator, con ancora, addirittura io questo, allora, premetto che è un orologio bruttissimo, che non metterai mai, perché a me sinceramente non piace. Sai che sono abituato a mettere roba che la gente critica in modo clamoroso, no, invece a me non dispiace per me. No, a me non piace, però è un orologio che ha il suo perché, quindi il primo calculator di Citizen, oltretutto sono tutti in acciaio inox, perché ai tempi li facevano tutti in inox. Abbiamo ancora l'etichetta qua. Sì, abbiamo l'etichetta. Tanto. E addirittura non gli ho mai neanche tolto una maglia dal bracciale, perché proprio non l'ho mai indossato. No, questo sì. Anni esatti? Quello è del 77. 77, quindi più vecchio di me ancora, anche questo. Sì. E questo è il primo? Quello no, non è no. Il primo LCD, però portare a vedere un Citizen Calculator non è una cosa da tutti i giorni, ecco. No, certo. Ho preferito portarti a vedere questo. Perché comunque questo è raro, come... Sì. Poi queste condizioni... Allora, le condizioni sì, così nelle condizioni com'è sì. È raro, e siamo sempre lì, sono orologi rari che nel 2023 siano funzionanti, più che altro. Giusto. Perché è sempre lì, il problema sorge lì. Poi, esempio, io potrei anche fare... Siccome è una collezione mia e faccio quello che mi piace a me, io domani potrei, sui quarzi potrei renderla anche statica la mia collezione della serie, potrei tenerli tutti senza pile, tutti spenti, certo. Tutti parcheggiati lì, diventa una collezione statica e la mia collezione va avanti lo stesso, però... Però a te non piace fare questo, tu comunque vai a no, fare... A me, no, fai, sì, fai sì, un sì, po', sì. Po'? Sì. Oppure sostituisci? No, allora io personalmente, allora devo dire che se non avessi Alberto, il mio orologiaio, alle spalle, sarei panato, come si vuol dire. O fottuto. No, si può dire fottuto. Sì, assolutamente. Fottuto. Alberto, io da solo non potrei fare quello che sto facendo, o a meno, lo farei, ma diventerebbe una collezione statica. Quindi i quarzi, ma anche gli automatici, perché gli automatici comunque devi farli girare, devi farli andare, sennò i problemi sorgono come sì, certo. A non finire. Con Alberto, quindi ho lui che
mi segue i cambi pila, gli orologi. In più, nell'arco degli anni mi ha insegnato anche a mettere mano agli orologi. E quindi tanti lavori me li faccio io, tanti lavori li facciamo assieme, tanti lavori vado direttamente da lui, perché se non hai anche strumentazioni proprio apposite a casa non fatichi a fare le cose. E quindi Alberto è uno che, se non avessi lui, si può dire, Ti fottuto. Sarei fottuto, ecco. Chiaramente fottuto, quindi sì, grazie, è la parola più giusta. Sì, grazie Albi. Ci facciamo un bicchiere di vino. Sì. Caro Gil, è il momento di passare, direi, agli anni 80. 80, che c'è tanto sì. Da dire. Allora, dove vuoi partire? Da cosa vuoi partire? Principalmente, allora, anni 80, quindi siamo già in piena era quarzo. Sì. Però Citizen sviluppa praticamente l'orologio al quarzo più fine. Ok. Ok. Non so dirti, perché secondo me non è la prima a fare l'orologio più fine, però escono con questo orologino. È la serie Exide. Oltretutto è stata parlata di questo orologio, ha fatto un video Beltrandi sulla serie, che salutiamo anche, sì, lui. Ciao. Su questa serie qua lui ha fatto il video sui nuovi stiletto, sì, e parlava anche di questo orologio qui, che è fine in modo incredibile. Sì, dovrebbe essere, se non dico cavolate, meno di 5 mm. Mamma mia, sì, effettivamente è una roba incredibile. Sì, è proprio fine. Questo è 1980? Dovrebbe essere inizi 80, okay. Dall'80 all'82. Pazzesco. La serie Exide è una serie per il mercato interno giapponese, non è esportata in Italia. In Italia, in Europa, cioè solo per il Giappone. Sì, è solo esclusivamente per il Giappone. Bello, bello. Sì. Molto. E chiaramente è un... questo, ok, un quarzo. Sì, sì, sì. Sì, no, era proprio il quarzo più... più sottile. Più sottile, sì. Anni 80, inizialmente anni 80, non possiamo non parlare dei primi professional diver. Inizi anni 80, 82 per la precisione, esce una serie professionale per il sub, che non era ancora Pro Master, okay. Quindi era proprio professional diver, ed escono in tre versioni: esce il 300 metri, l'800 metri e il 1300 metri. Il 1300 metri era quello a forma quadrata che attualmente hanno rifatto la versione EcoDrive. Sì, okay. Sì. Quella sì. Versione EcoDrive quadrata attuale riprende il 1300 metri. Chiaro. Dell'82. Unica differenza è che la moderna ha corona a ore 3, il vecchio aveva la corona a ore 9. 9. Okay. Quindi è giusto fare... Io non li ho in collezione, anche perché, come ben sai, io non amo i diver, quindi non è il mio campo. Sì, Gil, correggimi se sbaglio, pilot su tutto, cioè come preferenza tua. Sì, io la mia collezione l'ho iniziata fra virgolette con i pilot. Con i pilot mi è sempre piaciuto il mondo dell'aviazione, quindi ho orientato la mia collezione verso i pilot. Verso, sì, i pilot. Però l'ho resa, diciamo, un po' un tutt'uno dall'inizio alla fine. Certo, ecco. Certo. Ho cercato di rendere un po' più a 360 gradi. Sì, esatto. Cosa ci fai vedere quindi? Allora, 80, metà anni 80, tanta roba. Così dicono, un primato mondiale. Ok. Il 6 viti. Il 6 viti, famosissimo, è il primo orologio con profondimetro integrato. Quindi qui si parla di un primato mondiale, orologio analogico e digitale, profondimetro nella versione digitale. Adesso questo è un pezzo ormai raro, costosissimo, perché prende sempre più valore, nonostante il fatto non ci siano più pezzi di ricambio, non esistono più pezzi di ricambio. È suo? Suo originale. Bene. Io di questi modelli qua ne ho altri 4, giusto per ho anche la versione in PVD nera, che è in titanio, quello addirittura vale qualcosina in più.
Il problema di questi robot. Il titanio di allora era già il titanio? No, 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 poi, assolutamente. Quello poi massimo lo tratteremo in un altro video, sì. Perché poi non se ne esce più. No, assolutamente no. Però questa è la versione, l'acciaio oro, così è la versione che a me piace veramente. Ah, è stupendo. Cioè, è bellissimo. Stupendo. Questo stupendo. Qua è un pezzo veramente bello. Top. Oltretutto, questo modello qui, questa cassa che tu vedi non è la sua originale. E adesso ti racconto cosa è successo con questo orologio. Questo orologio qua, questa cassa qua, era in magazzino dal mio orologiaio. Ah. Quasi in os, e la teneva lì come pezzi di ricambio e tutto quanto. Questo modello qua mio era una versione scassatissima, ma totalmente funzionante. Quindi allora, hai detto, prendiamo la cassa... Ah sì, gli ho detto, Alberto, cosa te ne fai di una cassa... Va una cosa, dammi. Facciamo montarla qua, va? E così è stato, e questa è la storia di questi sei viti. Che è stupendo, sì. Stupendo. Sì, questo è veramente... Altro, attualmente così... Cosa ne pensi dei nuovissimi modelli che hanno proposto? Allora, sono belli, rimangono degli orologi validi, professionali. Questo sì. Però il fascino di questo qua non c'è più. Non c'è. Secondo me non c'è più. Si è un po' perso, sì, anch'io. E la cosa che mi rammarica di più è non aver prodotto pezzi di ricambio. Perché la gente, ti dico, io tutti i personaggi, gente che mi scrive per riparare i sei viti, perché la gente no, perché quando tu rispondi, no, perché tu puoi comunque rispondere, guarda, c'è il modello nuovo, compro il modello nuovo. Però se una persona è affezionata a quell'orologio lì, lo lega all'infanzia, lo lega a tutto quello che vuoi, la gente vuole rimettere a posto quell'orologio lì. Poco da fare. Il problema è che se non si trovano i pezzi, come dicevi. Qua io addirittura... anche perché tra i collezionisti, questo è un orologio, non solo Citizen, tra i collezionisti in senso più allargato del termine, è un orologio che tanti tengono in collezione. Certo. Qua, allora, ti dico, io su questo orologio qua ci ho sprecato un bel po' di tempo, nel senso, io ho degli amici che lavorano nel campo elettronico, e ne avevamo parlato anche, sì, ricordo. Ti ricordi? Sì. Io qui avevo provato ad aprire un progetto di prendere un circuito, siccome io comunque ne ho parecchi, prendere un circuito, ritirare giù tutto il progetto del circuito e provare a riproporre il circuito nuovo. Ok. Poi è subentrato il Covid, pandemia, tutto quanto, è un discorso che è andato un po' a scemarsi. Chiudersi così senza... Fondamentalmente il problema di questi orologi qua è il circuito. Perché e non se ne trovano la parte meccanica, comunque si può, no, non... Citizen non li ha mai più proposti, è uscita quel modello nuovo, giustamente. Certo, l'idea di qualcuno che li possa fare anche fuori da Citizen, che possa quindi ridar vita a tutti questi pezzi che magari non riescono, sì, a... Il problema di tutto questo è comunque il costo da sostenere, le solite cavolate, sì, okay. Però abbiamo provato a risalire al progetto del circuito, allo schema elettrico, chiamalo così, del circuito. Posso dirti che a quel progetto ci siamo riusciti e si è andato a fermare lì, appunto per poi motivi... Che sappiamo tutti, noti, Covid, motivi mondiali che sono successi, ecco. Non so, ti dico, non so, si può riprendere in mano, si vedrà. Le richieste ci sono, perché ci sono le richieste per risistemare questo tipo di orologio. Ah, sicuro. Bisogna solo vedere come... La fattibilità, i prezzi, i costi... Sì, esatto, sì. Sostanzialmente sì. Vabbè. Ok. Qui però, puntualizzo, non era ancora un ProMaster. Ok. La linea ProMaster nasce nell'89, ok? Viene consolidata, è più giusto dire consolidata, nell'89, perché? Perché Citizen unisce alla linea professionale anche la parte terra e cielo. Ok. Okay. Terra esce il primo Altichrome, ok? Con, anziché... il profondimetro con l'altimetro, esce l'Areochrome con l'altimetro ma misurato in piedi,
ed era uscito esclusivamente per i piloti di mongolfiere. E il Pilot. Ok, quindi okay. Noi li abbiamo tutti qua. Sì, io ho la collezione completa dell'89. Sì, poi magari facciamo, come sempre, li facciamo vedere tutti assieme sì. Dopo. Questo era praticamente il Pilot, in versione praticamente NOS, anche quello. Ah, questo NOS, si vede. Wow. Quindi nell'89 nasce questa linea ProMaster, con le tre categorie, acqua, unendo 6 viti precedentemente costruito nell'85 alla linea Aerochrome, Altichrome e Pilot, e da lì praticamente nasce la ProMaster. 1989 sì. Sì, l'89 per Citizen è un anno bomba perché parliamo già di storia attuale. Tra l'altro, particolarità di questo orologio? Sì, lui, questo Wartime Wingman, perché è chiamato così, lui è un orologio che è finito sullo spazio. Lui è stato al polso di questo astronauta che si chiama Andrew Thomas. Ha fatto qualche missione spaziale, lui è un astronauta NASA, e aveva al polso proprio quell'orologio lì. Tu sai se lo aveva al polso anche in una delle missioni? Certo, sì. Ah, proprio durante la missione. Ci sono delle foto che ti giro e tu farai vedere. Caricherò, certamente. Sì. E questa è una cosa interessante da sapere, non so chi è, qualcuno di voi, insomma, avesse notizia di questo, però è qualcosa di interessante. Lui è uno... Molto interessante. Dato forse dei pochi Citizen, l'unico Citizen, non lo so, che... Che è stato ufficialmente nello spazio. Ufficialmente, cioè, ufficialmente sì, in terra, era al polso, ci sono foto dove lui ha questo orologio al polso. Oltretutto... da dire che la versione questa mia con il bracciale integrato è proprio la prima versione dell'89, usciva sia così bicolore con acciaio oro e sia tutto acciaio. La seconda versione, che è quella che poi è finita nello spazio, è quella con non più il bracciale integrato ma le classiche anse, okay. da cinturino o da bracciale classiche. Bellissimo, anse. Bellissimo. Sì. Stoppiamo un secondo. Ragazzi, giungiamo quindi agli anni 90. Tra un cincino e un altro arriviamo agli anni 90. Sì, anni 90. Allora, gli anni 90, una delle cose più eclatanti di Citizen è l'inizio del radio controllato. Ok, beh, certo, una grande novità. Sì. Allora, due versioni di radio controllato. Il modello 7400... che è un orologio attualmente che costa l'ira di Dio, perché era in serie limitata già ai tempi, bruttissimo, perché per mio conto era un orologio bruttissimo, sì. E qua oggi io vi ho portato uno Space Master del 93. Fantastico. Questo è uno dei primi orologi radiocontrollati di Citizen. Bellissimo. Per top. Te, perché per me è sempre brutto, però mi piace tantissimo. Fa parte della storia. E quindi sì, lui praticamente era un tre canali al quarzo, perché è un orologio al quarzo, difatti è fermo perché lo tengo senza pila. Tre canali, Europa, Cina e Giappone. Oltretutto lui aveva la particolarità di avere un LED all'interno del quadrante, questo cerchiolino che tu vedi sotto la scritta Citizen. Ora è 12. Sì, è un LED e lampeggiava nel momento in cui tu facevi la ricezione, okay. O queste cose qua. Comunque lui sì, è uno dei primi radiocontrollati. Abbiamo detto 93. 3. 93 è l'anno del radiocontrollato per quanto riguarda Citizen. Non è, anche qui, non è il primo radiocontrollato a livello mondiale, perché è arrivata prima Jungans. Ok. Oltretutto il mio orologiaio Alberto, lui ha un modello in negozio che è la prima versione in negozio, un modello che non so neanche se funzioni o cosa, però ha il primo modello di Jungas radiocontrollato. Citizen è arrivato nel 93 con queste due versioni, una ripeto è bruttissima, anche perché la parte qui laterale sinistra dell'orologio è l'antenna. Ah, questa è l'antenna? Sì, questa qua... A me piace proprio perché è completamente disallineato, non è equilibrato, sembra, però nelle forme, mi piace. Sembra, sai quale modello, li conosci? L'IP?
li hai mai visti lì? Oh, no, 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 no. I Leap erano degli orologi fatti in, in questa maniera qua, avevano dei tasti sproporzionati, un po' colorati, rosso, giallo, blu. No, non ancora. Sembra un Leap. Comunque il modello invece 7400, a differenza di questo, di avere l'antenna sul laterale così, ce l'aveva proprio in centro al quadrante. Okay. E a me non piace moltissimo, oltre a costare l'ira di Dio, sì. E niente, quindi questo, la serie Space Master è il primo radiocontrollato. Poi, sempre anni 90, qua siamo ancora un quarzo, nasce la serie Navi Out, che è questa qua, se vuoi farlo vedere. Nasce la serie Navi Out, che praticamente è, in questo caso è un pilot vero e proprio. Era una serie che usciva anche in Italia. Attualmente questa serie qua in Italia non c'è più, è solo per il mercato estero. E niente, questo è un orologio che è uno di quelli che, tornando alle scuole medie, vedevo in vetrina, che dicevo wow, lo ho sempre detto sì, prima o poi deve essere mio. E quindi anche questo ha contribuito, insieme alla referenza, sì, esatto, che abbiamo visto prima, a farti, esatto, nascere, come, esatto, si dice, questo è stato uno di quelli che mi ha portato a Citizen e uno di quelli che mi ha portato nei pilot. Certo, certo, anche perché questi orologi oggi li vediamo e può anche essere, cioè si capisce che è un orologio non attuale, però in quegli anni sembrava qualcosa, sì, di in quegli anni uscito era... da un film di fantascienza, voglio dire. Sì, diciamo che stiamo parlando degli anni d'oro di Sector, esatto, gli anni d'oro di Braille, gli anni d'oro anche di Citizen, e diciamo che, allora, io in quel periodo lì, mi ricordo, ho comprato un Vagari, faceva ancora parte del gruppo Veglia, non era ancora di Citizen. Perché oggi, ricordiamolo, sì, fa parte del gruppo Citizen. Non era ancora di Citizen, avevo comprato un Vagari Aliante, che era un pilot di Vagari, che oltretutto attualmente è raro, è un orologio abbastanza raro che ho. L'hai tenuto? Sì, sì, ce l'ho. E quel Vagari lì, già con Veglia montava Movimento Citizen. A suo tempo era un bel orologio, parer mio, un bel orologio, però quando tu andavi a comprare un orologio con Movimento Citizen, già l'orologio ti diceva, ah, guarda che comunque questo è un Movimento Citizen, quindi un orologio molto affidabile. Io bambino mi dicevo, ma allora devo comprare Citizen. Certo. Quindi tutto portava ad invogliarmi a rientrare in questo brand comunque. Quindi questa serie Navi Out, che attualmente non esiste più nel mercato italiano, c'è nel mercato, esempio americano, fanno orologi che sono tipo 48 mm di diametro, okay, sono ancora dei bei pilot, dei belli orologi, vengono usati, loro li specificano, è una serie che fa sia navigazione che aviazione, okay, rimane a metà e metà tra le due cose. Sempre anni 90, andiamo un po' più avanti della metà, 96-97, introducono l'Eco Drive nella linea professionale e su anche altri modelli, però principalmente nella linea professionale, quindi cielo, mare e terra, okay, introducono l'energia solare. In questo caso che ti faccio vedere è uno Skyhawk, primo modello dello Skyhawk. Titanio. Sì, in titanio, del 96. Wow, bellissimo. Oh, sì, è bomba. Particolare, ti dico, se guardi rispetto a tutti gli altri pilot che ti ho portato a vedere oggi, è quello più usato, ma perché è proprio un orologio comodo. Io lo indosso tantissimo, lo porto, lo uso anche per andare a lavorare. Bellissimo. È un orologio che è comodo e ti viene proprio voglia di usarlo. Questo anni? Cioè, è del 96. 96, sì. 1996. Sì. E quindi anche questo. Come vedi, tornando al discorso di prima che mi chiedevi del titanio, rispetto ai moderni, i moderni attuali, se esempio prendiamo il tuo 0100, questo è molto più scuro.
è un titanio molto più scuro. Perché il tuo... questo è ancora un titanio non di quei trattati Citizen. Esatto. Non qua, è certo il, no, il non è Duratec, non è MRK, non è niente di tutto quello. Qua abbiamo un titanio più grezzo, Ok. Ok, quindi... E poi dove si va? Si va agli anni 2000? Poi si va agli anni 2000. E qui abbiamo una carta. Io qua, ragazzi, sì, qua devo ti direi, fai vedere, non rovesciare il vino. Una vetrinetta, e cerchiamo di non rovesciare il vino sulla vetrinetta, perché sennò diventa poi Giri che non ne parla più, giustamente. Allora, no, qua, anni 2000 è una cosa molto più incasinata, come vedete. Sopra sono tutti, mi confermi, tutti i pilot. Sì, sopra sono tutti i pilot radiocontrollati. Negli anni drive. Sì, nel 2005 Citizen fa uscire il pilot radiocontrollato. Ne prendo uno a caso, Gil, quale sì, prendo? No, te, quale è più rappresentativo? Prendi il blu, che è bello. Il blu è bello. Fa uscire il pilot radiocontrollato. Quindi l'innovazione del radiocontrollo sull'Eco Drive, da puntualizzare sull'Eco Drive. E cosa c'è da dire su questo orologio? Ha fatto la storia, perché fa storia. Questi sono quegli orologi che parla da solo. Che quando andate nei punti vendita, anche dei centri commerciali, sono gli orologi di punta che si vendono per quanto riguarda sì, Citizen. Sono quelli che la gente vede come un punto da, insomma, persone che sì, Citizen, secondo me, allora io non sono Citizen e quindi non penso a Citizen. Tu non parli per l'azienda Citizen. No, io colleziono Citizen. Però il mio punto di vista è che loro, mettendo Citizen nei centri commerciali, avvicinano anche chi non ne sa niente e chi non ne vuole neanche sapere niente di orologi. Citizen, facendo questo, riesce a trasformarsi nel Rolex del centro commerciale. Okay. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu regali, tu esempio, regali un Citizen a una persona che non capisce niente di orologi, quella persona sicuramente apprezza. Fai una bella figura. Sì, perché? Perché girando, andando a fare la spesa nel centro commerciale, entra dentro una gioielleria, magari per comprare gli orecchini alla moglie, si fa il giro degli orologi, vede magari il radiocontrollato crono da 690 euro. Che di norma in questi centri commerciali è sempre l'orologio più costoso in assoluto che trovi all'interno di questi negozi. Esatto. Sì, quindi lo vedono forse come qualcosa di... che poi lo è, cioè un ottimo orologio. Esatto. Di conseguenza è un ottimo orologio, la qualità c'è, la storia c'è, perché la stiamo raccontando. Quindi... C'è un pacchetto completo. Sì, l'unico problema è che magari insomma possa essere un po', come dire, affiancato a brand, perdonami, tipo, che ne so, Festina, perché in questi centri commerciali si trova Citizen, che ha un nome, una storia, eccetera, lo so io, lo so tu, lo sai tu, lo sanno tutte le persone che conoscono gli orologi, poi a fianco trovano Festina, Calvin Klein, non lo so, altri brand che in realtà sono legati al mondo della moda, intesa come... come Abiti, eccetera, Diesel mi viene in mente, ma che nulla hanno a che fare con la storia, l'eritage di Citizen, la qualità, l'innovazione che ha dato Citizen. Quindi da un certo punto di vista io sono convinto che a livello di, insomma, riescono a portare a inserire, a far conoscere a tantissime persone il brand Citizen. Forse però altre persone che sono un po' più addentro, ma non troppo, perché non vogliono impegnarsi a studiare Citizen, dicono no, Citizen è quello che trovi nel centro commerciale. Quindi poi lì ci sono, insomma, strategie di marketing. Sì, però, merito, però quella strategia di marketing secondo me rientra sempre al fatto che, se torniamo indietro nel tempo, quindi ritorniamo al 1918 e al 1924, quando hanno fatto uscire il primo orologio, è stato chiamato cittadino ed è stato, se si va a vedere bene la storia di Citizen, dicono che loro volevano fare un orologio per ogni cittadino. Non la vedo poi così tanto eclatante il fatto di essere dentro un centro commerciale.
No, 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 ma per quanto mi riguarda è una Lei, scelta che ci sta. loro si avvicinano a chiunque, cercano di avvicinarsi a chiunque. E non è una strada brutta. Poi il fatto che si affianchi a un Festina, ai Guess, a tutti quegli altri marchi che possiamo Che trovare voglio dire, ma dietro. che poi faccio una parentesi perché sembra che poi uno può anche apprezzare quegli orologi. Io non sono uno di Certo. quelli che dice no, No, guai, stai no, no. comprando l'orologio. Certo. No, ognuno deve comprare quello che gli piace. Se ti piace, compralo. Esatto. A differenza di uno che Se te la dice ti in una piace maniera o nell'altra, perché ti piace che compralo. sia gay se non se Sì, ne sì, sì. frega niente, come chi critica chi compra Calvin Klein, No, cioè no, 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 è una no, follia, vabbè, no, ma no, non no. ne usciamo più, andiamo avanti, Ok, Luisa. però facendo così loro prendono una fetta di mercato che va al di fuori dell'appassionato, che va al di fuori di chi colleziona come me, come te, che sei appassionato, come tanti altri. Loro prendono la gente, fra virgolette, di strada e gli fanno vedere il loro prodotto. La Poi che massa. Cercano sia raggiungibile o irraggiungibile è un altro tipo di discorso. probabilmente nella massa di raggiungere la massa e lo fanno tramite questa rete di vendita, però proponendosi come l'orologio più costoso. Perché di fatto, se vedi, Esatto. in questi posti è sempre Il più il più costoso. costoso. Soprattutto questi pilot che li trovate, a volte in titanio, a volte costano comunque 500 euro più o Di meno adesso. sicuro, allora, di sicuro il passo successivo si entra nel satellitare. Ok. Di sicuro non si troverà in un centro commerciale, difficilmente si trova un satellitare. Ti interrompo solo prima del satellitare, un secondo di pausa. Sì. Quindi si passa dal radiocontrollo agli anni 10 del 2000 con un'altra grande novità di Sì. Sì. Citizen. Nel 2011 nasce il satellitare di Citizen. Difatti avevamo chiuso dicendo che difficilmente nei centri commerciali trovi le linee dei satellitari. Comunque sì, nel 2011 nasce il movimento satellitare, quindi a controllo satellitare. La differenza sostanzialmente qual è? È che il radiocontrollo è vincolato da un orologio atomico presente sulla Terra. Nel nostro caso, in Germania, col DCF 77, arriviamo fino a un certo raggio. Esempio, in Sicilia Sì. difficilmente Arriva il arriva il segnale. segnale, tanto che è vero, tanto che in Sicilia, tanti anni fa, quando vendevano, negli inizi anni 2000, 2005, quegli anni lì, quando vendevano il radiocontrollato, ti fornivano anche un antennino. Ah. Sì, fornivano questo antennino che serviva da amplificatore di segnale del Non lo sapevo. DCF77, sì. Appunto perché difficilmente si potesse raggiungere il segnale. Ecco. 2011 nasce il satellitare, quindi orologio controllato dai satelliti. Il satellite manda, se io faccio la ricezione, il satellite mi manda la posizione Segnale. corretta dell'orario e di conseguenza lui si regola e si perfeziona con questo segnale. 2011. 2011. Il 2011 però nasce il satellitare, ma nasce un satellitare che funziona come il radiocontrollato classico, quindi mandava un segnale, andava a correggere l'ora senza però avere una posizione GPS. Ok. Ok? Quindi lui cosa faceva? Sostanzialmente correggeva i minuti, i secondi, ma non ti cambiava l'ora se dall'America o in Italia, Base l'ora rimaneva la funzionante. stessa. Dal 2015 in poi Citizen fa nascere la posizione GPS per i propri orologi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, l'abbiamo fatto prima sul tuo balcone la prova, Abbiamo fatto una prova se proprio. io prendo il mio satellitare e manualmente sposto l'ora, la metto sul fuso orario di New York, esempio, facendo la ricezione GPS, lui si collega al satellite, il satellite mi dice in che posizione io sono del globo e di conseguenza mi mette l'ora a posto del mio fuso orario, nel fuso orario praticamente di dove sono. L'abbiamo fatto prima sul balcone, quindi anche il tuo Anche io ho satellitare, anche un satellitare, il tuo l'unico, satellitare però ne ho solo uno. funziona bene. Bene. Ok. Allora, io non ho in collezione, non ho il primo satellitare, anche perché era uscito in serie limitata,
costava già un patrimonio quando è uscito, attualmente costa due patrimoni. Sì, anche perché ha detto serie limitata, il primo, quindi immagino che sì, non ho mai avuto occasione, però ora poi magari sì, poi magari in futuro capiterà. Sai come arriva l'occasione perché? Io invece ho voluto prendere il primo, perché siccome il primo satellitare ProMaster era un pilot, e collezionando principalmente anche tanti pilot, ho voluto prendere il primo ProMaster Pilot, che è questo qua. Fai vedere tu. Sì. Poi mettiamo comunque delle immagini sottofondo. Tanto anche la confezione top. Sì, la confezione, se vuoi far vedere la confezione. La confezione, ragazzi, è fatta gigante, capsula, pesa 2 kg, vabbè, bellissimo. L'orologio è questo. Aspetta che te lo tolgo da... Certo, non è un orologio né particolarmente sobrio né particolarmente piccolo dimensionalmente. Sì, però è un 40, di diametro dovrebbe essere un 47. 47, chiaramente questo è un Duratec, sì, sì, titanio Duratec. Con trattamento PVD. PVD, bellissimo, c'è poco da dire, ragazzi. Sì, lui è proprio il primo ProMaster, la serie ProMaster Pilot. La prima. Sì. 2015. Questo è un 2016. 2016. Questo è praticamente il primo satellitare della linea ProMaster. E per fare questo hanno deciso di fare un pilot, giustamente, perché comunque è fatto per la gente che viaggia. Certo, l'utilità di questi orologi qua è se tu fossi uno che anche solo per lavoro viaggia tantissimo. Questo è l'orologio. Sì, in un attimo riesci a configurare l'ora del fuso orario, no? Chiaro? Sì. E più precisa, questo però. Orologio qua, poi se vuoi ti giro le immagini, non chiedermi perché, non lo so, non so per quale motivo, però io, guardando tanti video di piloti di aeronautica, queste cose qui, questo orologio qua non so per quale motivo, ma è al polso di tanti piloti degli F-35. Ah, vabbè, di piloti. Sì. Piloti veri. Qui ti farò vedere delle foto, magari poi se riesci a girarle. Sì, usato tanto da quel personale lì. Anche Francesco lo usa, ce l'ha Francesco. Francesco ce l'ha, sì. Ciao Francesco. Ciao carissimo. Ciao. Sì, lui per volare lo usa. Metterò anche il canale di Francesco qua in descrizione, un altro collega youtuber e amico, che è anche un pilota. Ecco, queste linee qua principalmente non si trovano nei centri commerciali. No, ecco, sicuramente sui centri commerciali, okay. Citizen propone fino a un certe fasce, sì, mettendo come top di gamma quelli che abbiamo fatto vedere, i radiocontrollati Pilot, 4, 5, 600 esatto. euro. Esatto. Satellitari, ragazzi, 2000, quanto veniva di listino questo orologio? Questo qua era 1600 euro. Ecco, questo no, almeno io non ho mai visto i satellitari Citizen nei centri commerciali. No. Dovete andare a concessionare. Poi magari ci può anche essere. Non dico, a me non dico è mai capitato di vederli. Però sento già di gioiellerie che fanno fatica ad averli. Eh sì, sì, non è che poi tra l'altro è così semplice neanche per i concessionari probabilmente averne un certo numero, non lo so. Sì. Passo successivo, arriviamo al 2019. Un orologio che, come sai, ho voluto tantissimo. A tutti i costi. Sì. Se non erro, lo hai comprato? Sì, allora, questo orologio qua io l'ho comprato da un mio carissimo amico, che oltretutto collaboriamo. Ok. Abbiamo una collaborazione sia su Facebook, io collaboro con lui, sia su Facebook, perché facciamo parte. Lui ha aperto questo gruppo tantissimi anni fa, Citizen Watch Club Italia, e lui quindi è l'amministratore di questo gruppo. Io sono, mi hanno inserito come l'esperto del gruppo, quindi sono quello che risponde alle domande, consulenze eccetera. E questo orologio qua sono riuscito ad averlo da Adriano Gioielli. Metteremo il link in descrizione. Sì, abbiamo fatto anche una collaborazione, perché lui ha fatto un video per YouTube con questo orologio, che è mio praticamente, anche perché non ne potevamo avere di più di orologi. E niente, quindi questo è l'orologio di quel video, di proprio quell'orologio. Sì, 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 è proprio quello lì. Aspetta un attimo, perché ok,
Questa è la serie limitata per il 30° anniversario del primo pilot del 1989, per tornare Che è indietro. quello che abbiamo fatto vedere prima, Sì, che è questo chiaramente qua, li te metto lo tiro l'immagine. fuori, così puoi farli vedere tutti e due assieme, che è una cosa rara vederli tutti e due assieme, Ah questi. sì, come cambiano anche dimensionalmente, vi fa capire come sono cambiati i tempi, però Sì. tanta roba, Sì, tanta roba. questo è il movimento F990 Quindi il massimo, sì, è il top di l'ultima, gamma, diciamo così, dei movimenti sì, Citizen dei movimenti satellitari è il top satellitari. di gamma, è l'ultima versione sviluppata da Citizen, lui impiega tipo 4-5 secondi per fare una ricezione GPS, per farti un'idea, a differenza di Quanto ci ha 7. messo quest'altro mio prima? Una ventina più o Sì, meno. 30 secondi. No, Ragazzi, a proposito, almeno un Citizen da farvi vedere che tu non hai, credo, no? io No, non non ce ce l'ha. l'ho quello. Ah, ma semplicemente perché io Perché è un non amo il diver? dive. Perché è un diver, lo so. Però e mi confermi, Gil, al momento l'unico satellitare certificato ISO diver, quindi, di Citizen. E io sono, questo orologio lo apprezzo perché oltre a tutta la tecnologia che lui ha spiegato, un titanio particolare, un orologio davvero che dà una sensazione di qualità altissima, riesce anche a rimanere con un Orologio. prezzo. No, dicevo Ah. proprio il prezzo. Questo orologio di listino costa sotto i 1000 euro, se non sbaglio 9,50 Sì. o 9,80 più o Sì, meno. quello sì. Sì, diciamo che esempio, qua siamo con questa versione qua, togliamo che una serie è una limited edition e tutto quello che si voglia. Però prendiamo quello precedente. Qua siamo a 1600 euro e tu qui non dico 1000 euro in meno, ma No, vabbè, con 1600 euro in meno, con quindi. 600 euro in meno hai praticamente le stesse identiche cose che abbiamo qui. Il movimento è lo stesso. No, il movimento non è lo stesso perché questo è praticamente innanzitutto ha anche la parte Ah, cronografica che già, tu, ad no, esempio, dico in una cavolata, no, no. no, sono completamente due orologi differenti, ma fanno la stessa identica cosa. Sì, tu dici A parte le funzioni in più nel mio e meno nel tuo, ma principalmente la funzione del satellitare è presente in tutte e due, sia con la ricezione Certo. normale che con la ricezione GPS. Top. Diciamo che Citizen con questa tecnologia è andata, secondo me, arrivare insomma, al massimo attualmente dell'espressione Sì. tecnologica, non so neanche come definirla, perché è chiaro che poi uno, ragazzi, si va a comprare lo smartwatch, allora ha tante cose, cioè Sì, non stiamo ecco, parlando di nulla assoluto. una cosa che voglio dire è, qua, in questo campo qui, è un campo che, allora, i puristi sicuramente non apprezzano e fanno bene a non apprezzare. Qua, però, a differenza di uno smartwatch, è che qua rimaniamo ancora su un orologio analogico, Analogico. in tutto e per tutto. Cioè, quindi, non c'è niente di digitale, non c'è niente di. Qua, rimane un orologio. Un orologio con delle funzioni che a parer mio nel 2023 ci stanno. Assolutamente, no, più che altro è la massima espressione di orologio Calcolando analogico. un altro esempio, parlando con un ragazzo che anche lui è un pilota di aerei, come Allora, Francesco, Francesco. parlando con lui giustamente mi dice, Gil, viviamo in un mondo che in 6 ore, sei in Cina, quasi. E quindi ci sta avere un segnatempo che in tempo zero, Ti allinea sul fuso non ti dà orario. neanche il problema E ti allinea tra l'altro in modo di metterti in quadro con preciso. Sì, loro. no, chiaro, chiaro, E chiaro. Top, quindi. top. Ragazzi, allora, è un video un po' lungo, adesso devo capire se farlo in una puntata, due puntate, ma penso che poi caricherò tutto in una puntata sola. Mi ha fatto piacerissimo avere Gil come Mi ha ospite, che fatto ci ha piacere anche fatto a me. vedere una marea, una fiumana di orologi interessantissimi, posso assicurare, poi una piccola parte, chiaramente, Sì. della collezione, però sono veramente orologi bellissimi. È in qualche modo un racconto che vi ha fatto, che può, se avete voglia, chiaramente, se avrete voglia, un po' avvicinarvi un po' di più a quello che è Citizen come brand, come marchio, come storia, come quello,
con, come dire, la tecnologia che negli anni ha proposto e ha quindi innovato molto. Ragazzi, sono contento, come sempre mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, insomma tutte ste menate le conoscete, bestemmie non abbiamo detto mi sembra, quindi siamo stati bravi, ma perché loro non ci conoscono, loro non ci conoscono bene, quindi come siamo in generale, è la prima volta che ho fatto il serio, forse, esatto, non l'ho mai visto così serio, però un po' di vino ce lo siamo bevuto, vabbè dai ragazzi, ciao a tutti.